Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Arrestato un 47enne dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. L'uomo lo scorso 23 novembre avrebbe tentato di uccidere il fratello di 4 anni più giovane. La vittima dell'aggressione venne ritrovata lungo la E78 in una pozza di sangue, immediatamente trasportato poi al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. L'uomo venne trasferito al Policlinico delle Scotte di Siena. I due pare che stessero viaggiando in un'auto insieme e avessero litigato. La lite poi sarebbe degenerata appunto nell'aggressione. Il 47enne avrebbe colpito più volte con un coltello il fratello per poi lasciarlo lungo la strada a dare l'allarme. Sono state poi due passanti. È stata la squadra mobile di Arezzo ad avviare le indagini su quanto accaduto e rintracciare appunto il responsabile. Adesso il 47enne, che si trova presso la casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dal rapporto di parentela con la vittima. Un incidente mortale invece è accaduto oggi a Montevarchi. Il servizio. È stato colpito da un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. È successo attorno alle 9 lungo via Marconi a Montevarchi. L'uomo alla guida della sua auto assieme alla moglie stava andando verso il quartiere della Ginestra quando improvvisamente si è sentito male ed ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un'altra macchina nella corsia opposta. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con automediche ed ambulanza. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che però è ripartito subito dopo. Per l'uomo infatti non c'era più nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Montevarchi, che hanno confermato che a provocare la morte dell'uomo non sarebbe stato lo scontro, ma il malore risultato fatale. E un altro incidente è accaduto questa mattina lungo la statale 73. Intorno alle 10 un'auto è finita fuori strada, finendo la sua corsa in una scarpata. Il fatto è accaduto all'altezza del bivio per Poti, quindi alle porte di Arezzo. A bordo un uomo di 65 anni e una donna di 62. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale del comune di Arezzo. I due sono stati poi trasportati in codice giallo presso l'ospedale San Donato. Un altro incidente, un uomo di 34 anni caduto di moto in Casentino. Il fatto è successo intorno alle 12:30 nel comune di Pratovecchio. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Stia, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo è stato recuperato nel bosco ed è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice giallo. E adesso invece parliamo di quanto accaduto a questo senza tetto che risiede, diciamo così, viene alloggiato insomma in una roulotte in via 25 Aprile, roulotte che è stata presa a sassate, e quindi un atto davvero ignobile e condannabile. Adesso è scattata la gara di solidarietà. Una notte di follia ad Arezzo, una notte di paura per un clochard che si è visto sfondare a sassate i vetri della roulotte in cui vive. Vittima dell'episodio Tiziano Birra, falegname svizzero, originario del Canton Ticino, che le vicissitudini della vita hanno poi portato in città. Da quasi 10 anni abita nel parcheggio del polo scolastico di via 25 Aprile, assieme all'inseparabile Bubu. Nella notte tra Natale e Santo Stefano, i due però sono stati svegliati di soprassalto dal rumore dei vetri mandati in frantumi con grossi sassi e pezzi di asfalto, due le finestre che sono state sfondate. L'episodio è stato denunciato alla Polizia di Stato, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Ed intanto è subito scattata una gara di solidarietà per aiutare Tiziano. Qui da via Vittorio Veneto parte una raccolta fondi proprio dove Tiziano, assieme al suo amico a quattro zampe Bubu, trascorre gran parte delle sue giornate. Perché è una brava persona, una persona che non dà fastidio, una persona che non chiede niente. E non capisco infatti il motivo di questo gesto, perché è una persona che veramente sta nel suo e non dà fastidio a nessuno. Cioè, è un gesto bruttissimo. Già in passato erano scattate gare di solidarietà, adesso l'obiettivo di questa nuova raccolta fondi è quello di riparare le finestre andate in frantumi. Aspettiamo di vederlo per poter chiedere informazioni, per poi fare questa raccolta.
Tentata rapina in autogrill a Pieve Santo Stefano nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, poco dopo la mezzanotte, la banda è entrata all'interno dell'autogrill nell'area di servizio lungo la E45 nei pressi dell'uscita di Pieve Santo Stefano Sud. I malviventi hanno brandito un'arma, pare un'ascia, intimando ai dipendenti di aprire la cassa e consegnare il denaro. All'interno dell'esercizio c'era anche un cliente. A metterli in fuga poi sarebbe stato l'arrivo di una vettura nel piazzale appunto dell'autogrill. I malviventi sono dunque scappati senza il bottino. Indagano sul caso i carabinieri di Sansepolcro. Sono stati invece i carabinieri di Talla a soccorrere un uomo che si era perso nel bosco. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. L'uomo si trovava in un'area boschiva per fare un'escursione quando improvvisamente è salita la nebbia e dunque ha perso l'orientamento. A supportare il lavoro dei carabinieri è anche una squadra dei vigili del fuoco di Bibbiena. L'escursionista è stato dunque ritrovato in buone condizioni di salute e poi accompagnato alla propria abitazione. Ci sono casi di accessi al pronto soccorso aumentati in questo mese a causa della diffusione dell'influenza australiana e del ritorno purtroppo del Covid. Ce lo conferma il direttore della medicina di emergenza e urgenza dell'ospedale San Donato di Arezzo. È sempre alta la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Queste festività non hanno spostato di molto i numeri degli accessi, sempre molto elevati. Si parla sui 200 pazienti, 190, 200 e qualcosa, quindi diciamo sui 200 pazienti al giorno. Quello che cambia, ci conferma il direttore del reparto di emergenza e urgenza dell'ospedale San Donato di Arezzo, Maurizio Zanobetti, è la tipologia di pazienti che fanno accesso. Colpa del Covid sicuramente, che si sta riaffacciando, dell'influenza australiana con un picco arrivato quasi un mese prima e di altri virus che stanno circolando. Direi rispetto a un paio di mesi fa sono il 30% in più. Diciamo, ha inciso diciamo, l'influenza e comunque anche il Covid che si sta riaffacciando incide per il 30% in più degli accessi che vedevamo in estate, diciamo. Alta anche la percentuale dei cosiddetti codici minori, coloro che cioè accedono al pronto soccorso e poi non necessitano di ricovero. E anche questo non è cambiato, che sia Natale oppure un giorno normale, i codici minori sono sempre purtroppo, ahimè, noi ci si attesta sul 54% dei pazienti. Invece è cambiato in questo ultimo mese la tipologia dei pazienti, perché l'influenza e anche il residuo del Covid che ancora c'è, ci pone di fronte a dei malati, soprattutto anziani, pluripatologici, che purtroppo hanno bisogno di essere ricoverati, anche se non per tanti giorni, ma hanno bisogno di essere ricoverati perché necessitano quantomeno di ossigeno e quindi questo provoca un'occupazione dei posti letto che è importante. Noi siamo sempre sul filo, come tutti i pronti soccorsi, però devo dire che qua a Arezzo le medicine e i reparti in genere ci hanno dato una grossa mano e con dei letti aggiunti e criticità importanti non ce ne sono state, anche se siamo sempre tutti i giorni lì a fare i conti del numero dei posti letto. Tipo stamani mattina nell'osservazione breve abbiamo perlomeno il 90% dei pazienti che devono essere ricoverati. Bisogna rimboccarsi le maniche perché penso ci avremo da lavorare almeno un altro paio di mesi in questa situazione. Il consiglio è quello di stare soprattutto molto attenti in presenza di pazienti fragili e con altre patologie. Allora il consiglio è quello soprattutto alle persone giovani di non scordarsi che un tempo le sindromi influenzali si curavano a casa con i sintomatici, con i farmaci per ridurre la febbre. Non prendere subito antibiotici se non ce n'è bisogno, mentre le persone che hanno comorbilità importanti e che comunque dimostrano dei disturbi della respirazione con dispnea, è giusto che vengano da noi perché abbiamo dei mezzi innanzitutto per valutare l'entità del danno e poi eventualmente per decidere la terapia, che può essere anche quella appunto di rimanere in ospedale.
La Giunta regionale intende cancellare l'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola se questa proposta di legge dovesse essere approvata dal Consiglio regionale. Per tornare a scuola dunque non servirà più il certificato medico neppure dopo 5 giorni di malattia, come invece è adesso. La proposta è stata presentata dall'assessore alla sanità Simone Bezzini ed è stata proprio licenziata oggi dalla Giunta. Il Consiglio regionale potrebbe discuterla nelle prossime settimane. Lo scopo, dice sia il presidente Gianni che l'assessore Bezzini, è ridurre la burocrazia ma senza passi indietro sul fronte della tutela della salute all'interno delle scuole. I medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, infatti, saranno comunque obbligati a segnalare le malattie diffuse e pericolose, ovviamente, per la salute di tutti. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di presepi. Ieri vi abbiamo raccontato il presepe vivente di Oliveto, al quale aveva fatto visita anche il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca. Oggi vi raccontiamo quello di Castiglion Fiorentino. Un grande successo per il presepe vivente a Castiglion Fiorentino, che quest'anno festeggia il suo 30° compleanno. Il tradizionale appuntamento nel giorno di Santo Stefano conferma i risultati e si attesta sulle 4.000 presenze. Sono invece un centinaio i figuranti che hanno preso parte all'iniziativa. Allora, innanzitutto questa qui è una manifestazione della Pro Loco, però con chiaramente contributo enorme del comune, degli operai del comune e delle associazioni, perché comunque senza di essi il presepe non avrebbe possibilità di essere fatto. Le associazioni sono molte che hanno partecipato, noi speriamo sempre di più, perché comunque il presepe è una cosa che porta tantissima gente a Castiglioni, è una cosa che ha più di 30 anni e quindi secondo me va ancora rafforzato più comunque, perché è una manifestazione natalizia come hanno i mercatini ad Arezzo, noi abbiamo il presepe, sicuramente da rafforzare ancora di più. Sì, la partenza come vediamo è qua in Piazza del Comune, e scendiamo tutto su per Porta Romana, è un percorso leggermente diverso, certe postazioni sono rimaste le stesse, però diciamo che è la parte anche più affascinante, soprattutto considerando le zone più buie ma anche preziose del nostro paese. Per decreto dell'Augusto Cesare, imperatore di Roma, tutti quelli che per qualsiasi motivo dimorano fuori dalla loro circoscrizione sono tenuti, a causa del prossimo censimento, a prepararsi ad un immediato ritorno nel proprio distretto. E sempre in tema di Natale, sono due i concerti che hanno incantato il pubblico nelle scorse ore. Intanto vi raccontiamo quello che si è tenuto in Pieve da parte della Filarmonica Guido Monaco di Arezzo, ormai davvero una tradizione ventennale per la città di Arezzo, appunto il concerto nel giorno di Santo Stefano. Anche quest'anno, come ormai consuetudine, è tornato il tradizionale concerto di Santo Stefano dell'Associazione Filarmonica Guido Monaco di Arezzo. È dal 1809 che è nel cuore degli aretini e da oltre 20 anni, più o meno il 26 di dicembre, offre agli aretini il concerto degli auguri di Natale. Ad esibirsi nella cornice della Pieve Romanica, la Filarmonica Guido Monaco, il coro Strane Voci ed Eva Ensemble Vocale Aretino. Io sono arrivato ad Arezzo nel 2012 e oggi sono 10 volte che ripeto questo concerto in questa data. Ne sono onorato. Ogni anno chiediamo anche la collaborazione di cori di supporto per far sì che il concerto venga eseguito sia con brani sola filarmonica ma anche brani con filarmonica e coro. E per noi è bellezza augurarci auguri tutti insieme con la musica. Il concerto andrà a sostenere Casa Tevenin. In questo momento abbiamo oltre 30 persone, 35 per la precisione, sono tutte ragazze madri, ragazze femmine giovanissime che in questo momento stanno percorrendo un momento della loro vita difficile e noi proviamo a rendergli un attimino più semplice, più normale. Thank you.
concerto invece a scopo benefico ed in particolare per Casa Marta, il primo hospice pediatrico in Toscana, quello che si è tenuto nella Badia delle Sante Flora e Lucilla. Un concerto di Natale per Casa Marta alla Badia delle Sante Flora e Lucilla in Piazza della Badia ad Arezzo si è esibito il Viscanthus Ensemble. Abbiamo voluto supportare il progetto Marta e pensando ai bambini che sono il futuro del mondo e mandare un messaggio di pace e di speranza attraverso la musica delle nostre compositrici donne di Monteverdi, questi testi sacri in latino con l'aiuto prezioso di Lav che ha tradotto i testi e quindi voluto mandare un messaggio di grande pace, di grande speranza. Il concerto con il patrocinio della Fondazione Guido d'Arezzo è stato sostenuto da Unicop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie per realizzare a Firenze la prima struttura residenziale in Toscana per le cure palliative pediatriche. È un progetto ambizioso, riguarda purtroppo bambini affetti da malattie complesse o addirittura terminali e vogliono realizzare una struttura accanto al Meyer, un hospice che però non è il solito hospice, ma è un hospice che si propone di dare ai bambini e alle famiglie una sorta di casa. È un fabbricato donato dalla Caritas, anche la Caritas sostiene questo problema, questo consente di avere l'assistenza sanitaria e non solo, perché c'è anche quella psicologica, destinata a questi bambini e alle loro famiglie. Torna in città con un'esposizione di statue e bronze Giancarlo Fulgenzi. Vediamo. Fulgenzi ad Arezzo di nuovo con delle sue opere. Giancarlo Fulgenzi è stato il biglietto da visita aretino e hai portato delle innovazioni, dettarono poi le linee di un nuovo mercato. Quando si vedeva qualcosa che non andava bene, che si doveva un po' smitizzare, perché l'Italia era brutta, era sporca, ancora più di oggi, ancora più di oggi. Se scendeva a Fiumicino, quando si tornava dall'estero, si trovava il fango per terra. Quindi a noi abbiamo cercato, con l'oggettistica, con il lavoro, con i colori, cambiando i caratteri da stampa. Io ho lavorato tanto, Bagliari ha lavorato con me una vita, ma io gli ho cambiato il modo di fare tipografia e quindi abbiamo inciso sicuramente sui costumi. Io ho aperto il primo negozio self-service in Italia a Milano, il primo negozio self-service, ma sono quelle cose storiche che cambiano veramente il costume delle persone, il modo di fare, il modo di vivere. Che opere d'arte hai portato qui? Qui ora mi sto divertendo a fare delle fusioni in bronzo, perché naturalmente io ho fatto l'odontotecnico da giovane quando facevo medicina e quindi ho imparato a modellare la cera, a modellare tutte queste cose, poi ho fatto altre esperienze e quello che è difficile qui da noi non è avere le idee, non è avere le capacità, che più o meno poi te le fai con l'andare del tempo. Chiaramente chi perde tempo come me, e siamo tanti ammalati di fantasia e di creatività, chiaramente non siamo miliardari. E noi i soldi per lavorare di solito li stiracchiamo un po'. Chi può, se frughi in tasca, ma non per me, perché io non ho bisogno di niente ora, ormai a quest'età, ma per i giovani, per l'età. I ragazzi, noi bisogna insegnarli i mestieri, bisogna insegnarli a lavorare i materiali, bisogna insegnarli a ritornare al lavoro individuale. Non tutti devono dipendere dalla multinazionale, questo non va bene. La creatività è l'anima di tutto, è la fantasia. È la base della libertà. Archiviato dunque il Natale, la prossima festa all'orizzonte ovviamente è il Capodanno e allora tutti gli aretini, per salutare questo
2022 ed accogliere il 2023 potranno farlo nella festa che si terrà, come sappiamo, in Piazza Sant'Agostino al Via Musica e Divertimento a cominciare dalle 21. Beh sì, ci mancherebbe altro, mancano ormai 4 giorni, abbiamo presentato questo Capodanno che finalmente dopo gli anni della pandemia ritorna, quindi Capodanno in piazza, Piazza Sant'Agostino, con tante associazioni del terzo settore unite in organizzazione, con la partecipazione dei commercianti, una festa per tutta la città ovviamente, per i giovani, per i bambini ma anche per le famiglie che vorranno festeggiare in compagnia. Senta Assessore, ma se l'aspettava tutte queste polemiche per l'ultimo dell'anno? Sinceramente no, ma alla fine alle polemiche si risponde con i fatti e quindi speriamo che la serata vada bene, ci sono tutti i presupposti perché vada così, anche dal punto di vista della sicurezza ovviamente saranno oltre 40 nelle varie mansioni, i vari addetti che saranno a vigilare in piazza, oltre chiaramente alle forze di polizia, quindi anche da questo punto di vista massima attenzione, come è doveroso che sia da sempre, e quindi vi aspettiamo il 31 dicembre in piazza con tutti gli ospiti, con Enzo Scartoni, con Saturnino, per festeggiare insieme l'arrivo di questo 2023 che ci auguriamo, come sempre, migliore dell'anno precedente. Io, come dico, il cuoco praticamente ha tutti gli ingredienti, poi in base alle richieste e alle esigenze faccio musica più che altro commerciale per le famiglie, bambini, per tutti, ragazzi giovani. Vi conosciamo in altre vesti? Sì, ma è bello essere poliedrici, poi io e Gabri siamo sui palchi insieme da più di 10 anni quasi, quindi c'è intesa. Qualsiasi cosa l'abbiamo fatta sempre insieme e il Capodanno a maggior ragione ci vedrà insieme. Non so se ci scambieranno per una coppia di fatto, però per adesso. Senso, siamo nel 2022, quasi 2023. Per adesso anche, Sant'Agostino sarà la nostra casa. Possiamo un matrimonio sul palco, direi. Assessore felice. Ed infine nella pagina sportiva sono ripresi oggi gli allenamenti per l'Arezzo. Gli Amaranto sono dunque tornati a lavorare per la prossima partita in calendario, ma ci dice tutto Massimo Gianni. L'Arezzo riprende gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato. Ai nostri microfoni Sebastiano Bianchi, grande protagonista dell'ultima vittoria che potrebbe essere la svolta del campionato. Allora Sebastiano, iniziamo subito da quella lunga emozione all'ultimo secondo di recupero. Sì, molto bello, ci serviva molto con la vittoria e che ci ridà tanta fiducia e anche per la classifica molto importante, ed è stato molto bello poterlo fare davanti ai nostri tifosi e quindi li ringraziamo anche per questo. C'è sempre molta armonia fra di voi, che si vede quando finisce la partita, quando qualcuno di voi segna, gli abbracci, insomma un gruppo abbastanza compatto, però questo gol secondo te può essere davvero la svolta? Ma il gruppo è un grandissimo gruppo e siamo tutti insieme dall'inizio e stiamo facendo un grande lavoro. Questo gol, non per il gol ma forse magari anche per il risultato che ci serviva tanto tanto, è arrivato anche alla fine, magari una carica in più, però siamo sempre coscienti di quello che sappiamo fare e a prescindere saremo andati avanti alla grande. Allora, l'Arezzo ha un grande organico, indicata come la grande favorita per la vittoria del campionato, però in questo momento ha qualche punto in meno in classifica, come mai? Ma a parte la Serie D è un campionato molto difficile e non basta la carta per vincere la Serie D. Comunque secondo me la squadra sta facendo un grande lavoro da inizio anno e magari per come abbiamo espresso il nostro gioco, per come giochiamo, ci manca qualche punto. Chiamala sfortuna come vuoi, ma secondo me ci manca qualche punto, però siamo lì e a testa alta, lavorando, cioè possiamo arrivare in fondo e toglierci grandi soddisfazioni. Sei contento del tuo campionato fino a questo momento? Sì, sono contento e lavoro per fare ancora di più. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, vi lascio con i nostri programmi. Arrivederci.